Riserva IMI sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, eccoci qua tornati in studio in diretta, Contatto Radio Popolare Network. Riserva Indie continua con gli ospiti in studio, se ce la fanno a infilarsi le cuffie, i June Miller. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, sono qua in rappresentanza, diciamo, dei June Miller, ci sono Sebastiano e Matteo. Allora, a voi il compito innanzitutto di presentare anche gli altri ospiti, anche gli altri componenti del gruppo, anche se non ci sono, però mi dicono che sono assenti giustificati. Sono quindi giustificatissimi, stanno preparando una parte del nostro live acustico nuovo, quindi avendo i tempi un po' contati abbiamo deciso di dividerci i compiti. E vabbè, allora Sebastiano presenta comunque gli altri componenti. Chi beh, siete? L'appello stasera mancano Giacomo detto Giacchetta, il nostro mastro batteraio, e poi mancano il bel cantante Federico. Il bel cantante. Sì, è avvenente. E poi manca la nostra colonna Alessandro, il bassista. Il bassista, bene. Quindi comunque pochi i migliori, oserei dire, dei June Miller. Sicuramente siete i componenti migliori, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto. Allora, ci avete portato il vostro primo album, finalmente, dopo tante apparizioni qua a Riserva Indie. Era l'ora di presentarsi, insomma, anche con con l'album I Couldn't Be With You Even If I Wanted. Allora, parlateci innanzitutto di questo primo album. Beh, cambi di microfono? No. Alla fine tocca sempre a me. Il primo album è stato un parto travagliato, però bellissimo, in effetti. Ci abbiamo messo tutto il tempo che serviva, ci sono state un sacco di vicissitudini insomma, per la realizzazione, abbiamo faticato un sacco, ci siamo arrabbiati un sacco, ci siamo divertiti un sacco, e quello che alla fine poi il risultato, il diario, diciamo, di tutto questo lo trovi masterizzato nel CD che hai in mano. Quanti anni sono che suonate insieme? Quindi questo album dopo quanto è arrivato? Prima sono arrivati due EP, prima di questo. E questa formazione, diciamo che è in piedi da 4 anni. Da 4 anni, quindi sono un percorso molto lungo, molto, molto pensato, come hai detto tu. Però alla fine, insomma, un bellissimo disco che direi di andare subito ad ascoltare. Direi di iniziare subito ad ascoltare la prima delle tracce che ci avete portato. Iniziamo con il primo pezzo, Finale, che tra l'altro il primo pezzo che si chiama Finale, insomma, un po' un controsenso. E come mai il primo brano che avete inserito si chiama Finale? A dirti la verità non l'avete fatto apposta, non ci avevate pensato. No, non ci avevamo pensato, è perché come pezzo è, diciamo che è l'apertura ideale del nostro disco, perché c'è veramente tutto quello che possiamo presentare all'ascoltatore. Però in effetti il pezzo parla della fine di una relazione. Per cui finale. E quindi andiamoci subito ad ascoltare questo pezzo. June Miller, I Couldn't Be With You Even If I Wanted. E questo è Finale. Yeah.
June Miller, couldn't be with you even if I wanted. Questo era Finale, il primo pezzo, il brano di apertura di questo album. Siamo qua con ospiti in studio, appunto due rappresentanti dei June Miller che ci hanno raggiunto qua a Contatto Radio. Allora, innanzitutto complimenti, un brano veramente bello, molto... così mi piacciono i brani che si aprono lunghi, 5 minuti, molto emozionale, 5 minuti e più di brano, insomma, tra l'altro come brano d'apertura è anche molto coraggiosa come scelta, di solito si punta... Vabbè. No, coraggioso nel senso come standard, a me è piaciuto tantissimo, anzi, attenzione, ho fatto... Ci sono sempre i volumi delle radio che purtroppo lasciamo aperti, alzati per ascoltare il brano qua anche nella sala della regia, e poi ovviamente con i microfoni non vanno d'accordo. Allora, continuiamo a parlare un po' di questo primo album. L'avete registrato qua, leggo, a Carrara, quindi proprio qua dietro praticamente. Sì, registrato esattamente in casa. Grazie anche alla disponibilità della sala che fa parte del centro Saffi, che è in cogestione di Sottosuono e Apua Pharma. E quindi una registrazione che è stata fatta casalinga, se possiamo dire, ma che si è accompagnata poi a un mixaggio d'autore. Mixaggio d'autore, esatto, che è fatto da Chris Crisci, degli Apelsi da Cà. A cui abbiamo chiesto di intervenire forse anche più che nel mixaggio, anche nella fase della, se vogliamo, un po' della produzione, della post-produzione del brano. Comunque è stata una collaborazione a distanza che preesiste poi anche a questo album, no? Perché l'intervento di Chris Crisci c'era già anche negli altri EP e che ci ha aiutato un po' a crescere, a conoscere ancora di più il genere e poi a trovare anche una nostra strada. Ecco. Poi io personalmente sono intervenuto, diciamo, a lavori già iniziati, ecco, sono accompagnato alla band negli ultimi 2 anni. È stata una grande occasione quella di poter confrontare anche a distanza con un mostro del genere come Chris Crisci. Ho visto, e in effetti, insomma, ora... Sì, probabilmente dagli altri EP questa collaborazione vi ha... Ora, non so se tu c'eri negli no, altri nei EP, precedenti no. Però comunque immagino che vi abbia fatto molto, molto crescere a livello di sound, ma anche come gruppo. Quindi sicuramente una collaborazione molto importante questa di Chris Crisci. Allora... Continuiamo con l'ascolto dei brani, perché tra l'altro vedo dei titoli, delle part 1, part 2, part 3, che non vedo l'ora di chiedervi che cosa sono, quindi con cosa continuiamo l'ascolto dell'album? Noi pensavamo di mettere su Distances, che è il brano che è un featuring di Giorgio Borgatti dei Trima Gentleman Suit. Volevamo presentare anche questa collaborazione, oltre a quella di Chris Crisci, e quindi volevamo mandare il pezzo. Però quindi, se ti piace, Distances... se ti incuriosisce l'altro, no, l'altro. Ma quella me le tengo per dopo, Distances. Quindi un'altra collaborazione. Quali altre collaborazioni ci sono nel brano, cioè nel disco? Ci sono altre persone che hanno partecipato? Quelle artistiche si esauriscono qua, a Chris Crisci, che ha fatto post-produzione e messaggio, e poi a Giorgio Borgatti, che ha post-prodotto e mixato il brano che senti, più altri due brani nuovi per l'edizione giapponese, che fanno parte di un'edizione che verrà adesso, uscirà verso Natale. Giapponese? Sì, abbiamo un'edizione giapponese in uscita. Fantastico. Quella con la scritta a lato, quella in giapponese.
Dovete non so dove l'hai vista, sei più informata di noi. No, io di solito tutte le edizioni giapponesi che vedo hanno la copertina uguale, diciamo, a tutte le altre edizioni, in più a lato hanno la descrizione in giapponese. Lui si è sbattuto, ha cambiato la copertina, però ha voluto due pezzi in più. Ah, cavoli, allora c'è da comprare anche l'edizione giapponese, assolutamente, non possiamo perdercela. Allora, adesso ci ascoltiamo Distances, I Couldn't Be With You Even If I Wanted. Loro sono sempre i June Miller. June Miller, live a Riserva Indie. Questa sera i primi ospiti della nuova stagione, però in mezzo a loro c'è Andrea Fox. Io vorrei un po' anche sentire la sua opinione. Andrea, che ne dici di queste sonorità, magari un po' distanti dalla... No, loro mi ricordano molto un gruppo inglese che si chiamava Deacon Blue. I mitici Deacon Blue. Deacon Blue. Voi non li riascoltate. Loro non li conoscono perché sono ancora... primi anni 80. Troppo giovani. Io me li ricordo. No, comunque, quando... La melodia e soprattutto. È vero, un po' lo ricordano, quindi, hai ragione. Quindi complimenti a loro, ecco. È vero, è vero. Allora, cioè, per essere un gruppo di Carrara, dove non succede mai niente, è un avvenimento. Ora, però, insomma, i Deacon Blue sono stati una band metà degli anni 80 piuttosto famosa. Ora, la sonorità. Band scozzese, la melodia, di Glasgow, se non ricordo male. Sì, da quelle partite, esatto. Ecco, cioè... Chiaramente non sono uguali, però diciamo che il concetto di fondo è quello, ecco, ce ne sento molto dentro, ecco. Bene, bella questa citazione di Andrea Fox, non nemmeno sotto tortura io sarei arrivato ai Deacon Blue. Facciamo tornare ai microfoni adesso i nostri ragazzi. Allora, salutando il Marco della vostra etichetta, Mauro Stagli, scusa, di Ozer Records. Esatto, che è collegato online, vi manda i
i saluti. Noi salutiamo ovviamente lui, ho avuto anche il piacere di conoscerlo durante il vostro concerto. Parlerei proprio dell'etichetta che vi ha ospitato. Mauro ha fatto molto per noi e per questo disco. Diciamo che praticamente è stato forse amore a prima vista, perché ci ha visto a un concerto allo Shake di all'incirca un anno fa, quando ancora non avevamo ancora bene chiaro cosa sarebbe venuto fuori dal disco e soprattutto come sarebbe uscito, in che veste, perché ci sono musicisti pensano alla musica, pensano a produrla, a farla e a renderla al meglio che possono. Poi però qualcuno deve fare il lavoro sì, sporco. Qualcuno però poi deve buttarla fuori, deve farla arrivare, deve metterla sul CD, deve insomma cercare una grafica, varie cose che fortunatamente poi c'è stato Mauro a fare questo. Ecco, l'etichetta di dov'è? Di dov'è? L'etichetta è di Spezia, perché Mauro è ligure. E diciamo anche che Mauro ha un trascorso, ecco, nell'underground comunque italiano, anche importante. Il batterista di una band, diciamo, della scena indie, che è una delle maggiori band della scena indie di 10 anni fa, i Lo-Fi Sax. Ah, caspita! E quindi praticamente non, insomma, abbiamo avuto discreta fortuna. È stato 8 anni in Giappone, è tornato, ha beccato noi e abbiamo fatto questo disco assieme. Insomma, anche una bella amicizia. Il Giappone ormai è terra di conquista per le band italiane, abbiamo capito. Sì, lui è andato là non per musica, a fare il ricercatore. Per altre, però... ecco, per altre cose. Però anche musicalmente, a parte tutto il prog italiano che è pazzesco. In Giappone ha trovato veramente un terreno fertile. Ho sentito anche di altre band che inviano CD, demo da quelle parti e pare riescano a trovare la loro nicchia. Beh, noi effettivamente l'etichetta giapponese ha passato tutto, tutte le cose che abbiamo fatto le ha passate. Ha passato anche un'altra delle band che ruotano intorno a noi, Don Nascimento. Ah beh, mitici. Sono un po' distanti anche. Leggermente distanti. Però gli sono piaciuti, è in italiano, però gli sono piaciuti e li ha acquistati e distribuiti in Giappone. Bene, allora ragazzi, continuiamo con l'ascolto del disco. Adesso ci ascoltiamo il brano, da cui è stato tratto anche il video. Abbiamo scelto lo studio del Polimorfo e ragion veduta, insomma, secondo noi il risultato è molto anche al di là delle aspettative, ecco. È venuto veramente un risultato cinematico, sognante, come ci aspettavamo. Bella storia, bei colori, abbiamo scelto sì, Polimorfo per, molto professionale. Sì, per più che altro per la visione anche artistica della fotografia, che ci aveva colpito molto questo. E però ha tirato fuori anche, diciamo, a livello di montaggio e a livello registico, ha tirato fuori delle soluzioni. Insomma, è stato commovente vedere il video che veniva fuori da un pezzo. Avete già avuto qualche passaggio su qualche network nazionale? Per adesso no, stiamo lavorando, Mauro sta lavorando anche per riuscire a distribuire meglio questo video, che effettivamente anche al di là della musica si merita di essere visto, secondo noi. Lo dico senza falsa modestia, ma insomma apprezziamo il lavoro del Polimorfo, che ha fatto anche tante altre cose oltre alla nostra, e lo promuoviamo. Bene, un video che ovviamente potete guardare sul blog di Riserva Indie. Ci ascoltiamo il brano adesso, The Firefly, loro sono June Miller. Silence fades.
Firefly, June Miller, I Couldn't Be With You Even If I Wanted, un altro brano che ci siamo ascoltati, tratto da questo loro primo album. Allora, sono qua con noi in studio Sebastiano e Matteo, due rappresentanti del gruppo che è impegnato in un acustico, a provare a fare le prove per un acustico, quindi insomma si prospetta anche un live interessante a breve. A proposito di live, voi avete presentato questo disco proprio con un evento live allo Shake Club, giusto? Sì, in effetti sì, abbiamo scelto lo Shake Club per fare la zero di presentazione. Era un po' un test per misurare noi stessi e poi anche per stare insieme ai nostri amici, diciamo, durante la presentazione di questo album che ha richiesto un po' di tempo. Quindi è stato liberatorio, in effetti. Liberatorio, è stata, insomma, una soddisfazione. Con il pubblico vostro, perché comunque il pubblico di casa, sì, è amici. Quello un po' più accogliente, quello che si... però insomma è un pubblico anche difficile, volendo, gli amici non sempre sono facili quando si tratta di presentazione. Perché magari ti hanno ascoltato tante volte, quindi dicono no, ancora basta. Però a parte questa prima data, mi dicevate prima che avete già in programma un tour, insomma, sì, già qualche dato cospicua. C'è da ringraziare Isabella, il nostro booking, Independent, che sta facendo un ottimo lavoro, devo dire. Ci sta facendo girare sia in radio che poi live, effettivamente, tra date sia acustiche che elettriche. Ci sta riempiendo il calendario. Sì, abbiamo deciso di proporre il live in due versanti, in due vesti. Per riuscire, appunto, non vogliamo levarci nessuna possibilità, diciamo, di presentare questo, visto che è stato, insomma, visto una che fatica, è stata molto lunga, giustamente si vuole presentarsi in tutte le sfaccettature possibili e immaginabili. Tra l'altro, questo tipo di canzoni, ecco, l'acustico vi dà problemi, oppure questi suoni riuscite a... va ripreso, ma va rivisitato più che rifatto. Non sarebbe un risuonare, in effetti, questi brani, che sono nati in una formazione 5, che fanno anche della ricchezza di suoni, poi, certo, la loro forza. Quindi però, come diceva poi il nostro ospite qua in sala, ha detto bene, è la melodia quella che fa la padrona, ha fatto un'osservazione giusta. Per cui diciamo che nell'acustico si conserva la melodia della voce, che è quella che poi dà il corpo a tutti i brani, è il filo conduttore, e intorno a quella gli si costruisce un altro vestito più, diciamo, più diretto, e una versione magari più intima anche. Sicuramente va ricostruito, diciamo. Il live acustico è quello che richiama un pochino di più l'intimità, un po' di più un suono sicuramente diverso, ma più intimo. Allora, continuiamo con l'ascolto, visto che i brani da ascoltare sono ancora tanti. Con quale brano vogliamo proseguire? Vogliamo presentare Howard, che è il pezzo numero 7. E lo vogliamo dedicare, facciamo una dedica speciale a Simona Motta, la moglie di Mauro, che ha suonato il violoncello nei nostri brani, la sentite in vari brani. Simona Motta, sì, mi ricorda... uno di questi è proprio Howard, qui sentite il suo bellissimo violoncello, le facciamo una dedica speciale per diventare mamma. Ah, bene, allora sì, ci uniamo a questa dedica speciale, e allora andiamo ad ascoltarci Howard. Loro sono June Miller, e l'album è sempre I Couldn't Be With You Even If I Wanted. It's been 2 days since I ran into you at the market. I'm
Edward, loro sono i June Miller, I Couldn't Be With You Even If I Wanted. Sono le 22:10 minuti, 12 forse, non si sa. Qui in studio, come sempre, gli orologi sono un optional, però noi siamo ancora in onda qua, Contatto Radio, Riserva Indie, ospiti qua in studio, i June Miller, ovviamente. Allora, ci siamo ascoltati questo Howard, un pezzo molto bello con questo violoncello che ispirava proprio. Tra l'altro Simona Motta, io l'ho letta da qualche parte ultimamente, ha fatto anche violoncelli per altri dischi, forse Criminal Jokers ultimamente. No, non è lei. Di Uzza, l'altra produzione di ecco, Uzza. Comunque avevo già letto il suo nome da qualche parte, non mi era nuovo assolutamente. Allora, io volevo leggere questa una breve recensione, insomma, che ho trovato su internet che vi riguarda. Innanzitutto descrivono la vostra musica come cinematografia onirica. Cosa vuol dire cinematografia onirica, innanzitutto? Diciamo che sicuramente la nostra musica è una musica che è finalizzata allo stimolo dell'immaginazione, diciamo, a dei mondi che si confondono in ere spazio-temporali diverse, no? Si potrebbe trovare tante altre similitudini a quelle espressioni utilizzate. Ecco, sicuramente cerchiamo di fare sognare, però fondamentalmente non significa che questa sia una musica con un intento quasi ambient. Ecco, come abbiamo ricordato prima, si cerca sempre di dare una veste, che poi è una veste fatta di suoni, di colori, di arrangiamento, però ha un'idea fondamentale di canzone, di base, quindi il costrutto melodico che poi è l'ossatura dell'invenzione della canzone non si deve mai perdere. Ecco, quindi forse se ci possiamo muoverci, magari un'autocritica, ogni tanto possiamo un po' esagerare, no? Nell'uscire dalla linea melodica per andare verso tutti questi mondi che ci ispirano. Ispirazioni. Si sentono ogni tanto questi viaggi che fa un po' musicali, mentali, nel senso che vi spostate dal punto di origine in cui avete iniziato il brano per andare in altri luoghi. In effetti è molto suggestiva come tipo di musica, quindi sicuramente questa, tra l'altro, continua questa descrizione, colonna sonora di luoghi senza mappa, quindi rientriamo un po' senza tempo, senza nome, tra l'altro. June Miller è suono denso e rarefatto, meteorologia dell'anima, a volte cumulo nembo di pioggia e rabbia. Se June Miller poi continua, ha una forma, è acqua. Quindi qualcosa che è difficile da immaginare materialmente, ecco, da trattenere. Io penso che vi descriva molto bene comunque questa piccola, appunto, descrizione, queste brevi parole credo che si adattino molto alla vostra musica, un po' difficile da definire, a volte sfuggente, a volte appunto stimolo per l'immaginazione. Credo che vi possiate ritrovare in queste parole. Sicuramente sì. Bene, quindi ma l'avete scritto voi? Dite la verità. No, diciamo, è scritto ufficialmente. Ah, ecco. Ufficialmente di no, ecco. Va bene, non l'avete scritto. L'ho scritto io. L'hai scritta tu. Allora, continuiamo con l'ascolto, che insomma, mancano pochi minuti, però ce la facciamo ancora ad ascoltare qualche brano. Con cosa andiamo avanti? Cold Air. Allora, altro brano in cui abbiamo la collaborazione di Simona Motta. Altro brano. Qua Michele Borgia mi suggerisce che l'avete scritta a vostra insaputa queste cose, quindi non avete assolutamente colpa. Allora, Cold Air, che è la traccia numero 6, voglio qua non ho contato, però penso che sia la traccia numero 6, se non sentite Cold Air ne sentite un'altra, però sono sempre i June Miller con I Couldn't Be With You Even If I Wanted. Thank you.
starlet running along the sea. Too short then, the distance between your heart and mine. 5 miles, still we're now. 7 laughs and half the cold I didn't make. 9 of my legs lost way. 10 speeded up my heart. A snowflake tasted like you'll be there in the next breath of the day, and I realized you're a cold. June Miller, ancora in diretta qua su Contatto Radio Popolare Network, siamo ancora riserva indie, siamo quasi in chiusura, però c'è ancora tempo per un'ultima cosa importante che i June Miller volevano sottolineare, perché c'è un ringraziamento ancora speciale da fare, giusto? Beh, diciamo che se qualcuno volesse comprare il nostro CD su www.ouzel.net, che è il sito dell'etichetta di Mauro, e troverà questa, diciamo, il formato fisico con questa, diciamo, bellissima copertina fatta da legno di Gazebo Penguin, dei Fan Before You Came, Jacopo dei Fan Before You Came, giusto. E diciamo che si vede subito la cifra stilistica di questo studio grafico, che è l'ironia, perché è una copertina che ci è piaciuta subito, perché se vedi la foto c'è questo cane con quest'aria molto, molto sognante, molto emotiva che stempera molto, perché essendo un disco con della musica molto molto emotiva, molto calcata sul fronte sentimentale, diciamo che l'animale con quell'espressione lì ci leva quella pesantezza che è proprio l'essere umano, gli dà quella levità dell'animale che però ha questa espressione molto umana. È vero, soprattutto sul retro del disco c'è questa questa immagine di questo cagnolone carino con uno sguardo verso l'infinito che è veramente molto, molto carino. Allora, visto che siamo in chiusura, perché tra l'altro in chiusura manderemo tutte e tre le parti, ecco, di questo Penrose Tales. È una suite, è una di suite. Quelle che, da progressive di cui dicevamo prima, abbiamo fatto anche quello, è da arresto, però... C'è anche quello, e visto che ti incuriosiva per Penrose Tales, perché tra l'altro appunto mi aveva impressionato il lavoro di questo matematico che è Penrose, di quelle figure, sai, tipo Escher, mm-hmm. in cui la prospettiva inganna e sembra che tutto poi torni a se stesso, no? Tipo, con giochi di prospettiva sembra praticamente che non ci sia mai una fine a questa ascesa di scala. Che salgono e scendono, esatto, contemporaneamente. E il pezzo che poi è una figura matematica, impossibile scoperta da questo matematico. E quindi le scale di Penrose sono queste. Questo brano dava quest'idea, perché è un brano che si avviluppa continuamente su se stesso. Così, in tre parti, quindi ce lo godremo tutto, speriamo, fino di riuscire a sentire tutte e tre le parti di questo Penrose Tales. Allora, ragazzi,
come ultimo proprio saluto, io vorrei invitare a appunto dire se ci sono come i nostri ascoltatori possono mettersi in contatto con voi. Lasciate tutti i vostri contatti. Allora, su Facebook innanzitutto c'è John Miller. Ricordatevi che il John Miller è il profilo con la copertina del nostro disco, quindi col cane. John Miller col cane, perché c'è anche un duo dubstep che si chiama John Miller. Sì. Senza cane e con molta dubstep, che magari per altri versanti può anche andare bene, però se cercate noi è quello, è un po' più difficile, con la foto del cane, immagino con la scritta del, no, magari del uno vostro... vuol fare il romanticone con la ragazza e poi esce il dubstep, insomma. Assolutamente no, quindi diffidate dalle imitazioni. John Miller, che abbiamo ospiti questa sera, sono solo quelli con il cane in copertina. Il vostro disco appunto è Couldn't Be With You Even If I Wanted, non potrei stare con te nemmeno se lo volessi. Vi volevo chiedere anche questa cosa: con chi dovete stare anche se non potete? Ma anche con noi stessi, anche a volte è anche così. Anche con voi stessi. Va bene, allora, per salutarci ci ascoltiamo questa Penrose Stairs Part 1, Part 2 e Part 3. Ringraziamo i June Miller, tutti quanti i June Miller, anche se non sono presenti tutti. Noi ci sentiamo ovviamente lunedì prossimo, o altrimenti se volete ascoltare nuovamente la puntata con i June Miller potete farlo anche con la replica che ci sarà sabato pomeriggio alle 16, giusto? Giustissimo. Benissimo, giustissimo. E vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ciao a tutti. My memory's broken, the past is like field tread through a frame of glass, buried in a coffee jar. Fine roasters, I walk, I rise while I fall, lost in a
Thank you.